passaggio dalla vela al motore. Sì, esatto, perché in qualche modo la prima pubblicazione che con Gigi, arrivederci, avevamo già curato assieme, è stata Belle Ritrovate, quindi si voleva insomma riagganciare anche con Belle Ritrovate, e con l'avvento quindi della motorizzazione si è pensato a Rumore di Bordo. A Gigi il titolo non è che piacesse un granché, il titolo è il mio, però insomma, cioè, non è che può pensare tutto lui, perché l'assessore è piaciuto questa. Se la pubblicazione è bella, questo va detto, il merito è di Gigi Anelli, perché mi viene forse un po' più grezzo, a me interessa insomma poi il contenuto. Non è vero, sì, che Verdini è molto preciso, che è uno storico, un conto avere il gusto del bello. Allora, il nostro interesse, il nostro intento era comunque dare risalto a Sciocchetti, al bar della prima barca, il primo battello a motore di tutta Italia. E questo è un riconoscimento che in qualche modo sin da subito è stato attribuito a Sciocchetti, tanto che lui venne premiato con la medaglia d'oro. E volevamo comunque contestualizzare il tutto, e quindi ci siamo chiesti quanto potesse poi Sciocchetti andare a modificare tutto il settore ittico peschereccio. E allora abbiamo fatto questo, abbiamo indagato le cosiddette fonti sino al 1765, perché è una data epocale come il 1912, perché nel 1765 arriva sulla costa picena la Paranza, che è una tipologia di barca peschereccia che arriva qui dalla Puglia, e con il sistema di pesca a coppia, cioè mentre prima il tartanone pontificio pescava con una sola unità, ora la Paranza e il sistema di pesca a coppia necessita per forza di cose di due barche. Questa tipologia di barca peschereccia è rimasta appunto sulla nostra costa fino al Novecento inoltrato, quando, grazie a Sciocchetti, si è spezzata questa catena secolare, se vogliamo, fatta di usi e costumi, tradizioni tramandate ed esperienze lavorative tramandate di padre in figlio. E poi abbiamo soltanto, ci siamo chiesti perché insomma Sciocchetti avesse questa necessità. Lui lo dice chiaramente, c'è un'intervista insomma raccolta in diverse fonti. Lo dice chiaramente, la sua ambizione era vedere San Benedetto al centro insomma del non solo del bacino dell'Adriatico, ma l'importanza di San Benedetto proprio all'interno della classe marinara italiana, e non solo, voleva appunto ottimizzare quella che era per lui la pena e la fatica dei nostri pescatori. Non poteva fare molto, perché se da un lato il Ministero dell'Agricoltura era interessato affinché la motorizzazione prendesse piede, non dava né contributi né tantomeno legiferava in tal senso. E quindi lui si ingegnò e appunto motorizzò la barca portapesce, che altro non era che un battello dotato sempre di vela latina, che faceva la spola tra le paranze che non ancoravano, perché San Benedetto non aveva il porto, ma stazionavano in alto mare, e la spiaggia. Ma Sciocchetti ha fatto scuola, perché se San Benedetto va a San Marco a maggio, Porto San Giorgio è il secondo porto di tutta Italia che para il Roma, altro battello portapesce, a luglio. E nello stesso periodo il governo fa un vero e proprio esperimento con la barca Conne ad Ancona. E questi sono in qualche modo i tre episodi che rappresentano appunto la chiave di volta di quello che sarà l'avvento della motorizzazione. Io chiudo soltanto dicendo che nell'impaginato, nello studio che abbiamo redatto, una nutrita appendice ci racconta, ecco, chi erano i primi armatori sanbenedettesi che hanno motorizzato le proprie barche, e troverete, ecco, appunto l'elenco delle barche a propulsione meccanica addette alla pesca del 1935 e poi del 1949, quando ormai San Benedetto, nonostante anche lo scompiglio della Seconda Guerra Mondiale, deteneva il primato di primo porto motopeschereccio d'Italia. Tutto qua.